Un saluto a tutti gli amici in visione, sono il dottor Mauro Mario Mariani, sono un medico chirurgo specialista in angiologia, quindi la mia specialità sono le malattie vascolari, ma soprattutto la prevenzione e il benessere delle persone. Da sempre, da 30 anni, mi occupo di stress ossidativo, inquinamento ambientale, terapie detox, ecco perché sono qui a parlarvi di body burden. Body burden è un termine che ai primi anni del terzo millennio, nel 2000, l'Environmental Working Group, che è il gruppo americano governativo che si occupa di inquinamento dentro le persone, ha stabilito proprio cosa possa essere questa traduzione letterale zavorra corporea, body burden, che ogni giorno riempiamo di tutto quello che mangiamo, beviamo, respiriamo di sbagliato. Io 6 anni fa ho scritto un libro, Il Tao dell'alimentazione, indicando nel Tao nero tutto quello che fa male alla nostra salute e nel Tao bianco invece quello che gioca al nostro benessere. Allora è importante valutare qual è il nostro momento, qual è la nostra condizione. Ci sono, oltre gli esami canonici, gli screening ematochimici e di immagini, degli esami particolari dei quali mi avvalgo da molto tempo. Vorrei parlarvene di 3. Uno è il mineralogramma sul capello, che ci dà proprio la lettura degli ultimi 6 mesi della nostra condizione, di come abbiamo accumulato o ci siamo difesi. Un altro è il test di chelazione. Io pratico una terapia complessante dei metalli tossici da 26 anni, lo faccio con l'acido di legnamino tetracetico, l'EDTA, che diventa un momento prezioso quando domani tu che mi stai vedendo fai le urine a casa prima di uscire, vieni da me, fai questa flago di 2 ore con un complessante, appunto, qualcosa che è complessa, cattura, chela, prende e porta via i metalli tossici, e vediamo la differenza fra prima e dopo la terapia. Dopo la terapia si fa una raccolta di 24 ore e si valuta appunto lo scarico tossico. Ma oggi finalmente abbiamo un terzo esame che può darci un upgrade, soprattutto perché anche questo non invasivo si fa sul bulbo del capello, quindi prelevando con una pinzetta pochi peli. E che ci dice questo esame? Ci dice la nostra condizione epigenetica, cioè al di là del nostro DNA, chi siamo, la nostra storia personale e familiare, è molto importante capire quello che ci sta condizionando e può farci ammalare. Quindi la lettura di un esame semplice, non invasivo, diventa fondamentale per noi medici per guidarci in un percorso di scelte, anche quali sono i prodotti migliori da integrare, perché non esiste un assoluto dalla A alla Z, come spesso si sente, ma bisogna essere proprio diretti, mirati, specifici e sapere qual è il problema all'origine, quali carenze comporta. Tutto questo si può stabilire grazie ad un esame semplice, di pochi minuti, ma che soprattutto ci dà un'ulteriore lettura del nostro benessere per ricominciare da noi stessi. Ricomincio da M, io ho giocato Mauro Mario Mariani sulle mie 3 M, ricomincio da M, ma come vedete il me è cerchiato e tutto verte sullo stress ossidativo, cioè sulla capacità dell'organismo di difendersi dalle ossidazioni. Allora capire quali sono le ossidazioni frequenti, come possono essere quelle interferenze da un modem, da un cellulare o da un'antenna o un ripetitore vicino casa, quindi tutto il mondo delle radiazioni, il mondo dei metalli tossici, piombo, alluminio, mercurio, cadmio, arsenico, queste cose si trovano nel nostro corpo. E allora, per non essere subito invasivi con una terapia, seppur test, si tratta di chelazione, approfittiamo di questi esami semplici, non invasivi, efficaci, ma soprattutto dal punto di vista scientifico molto molto attendibili.